Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore del retrocomputing. Dunque, mi ha scritto per email l'utente The Vic chiedendomi se facevo almeno un podcast in più sui libri dedicati al Commodore VIC 20. Eccoci qua. Il libro del Commodore VIC 20, seconda ristampa, David Schultz. Questo però chiaramente è un libro in italiano. Sono 167 pagine, lo andremo a vedere. Mi ha scritto infatti per email l'utente The Vic chiedendomi se facevo qualche podcast in più sui libri dedicati al Commodore VIC 20. Eccoci qua. Ho deciso di farci un podcast su due libri in più. Ricordo che sul Commodore VIC 20 ci ho fatto vari podcast, in particolar modo anche un confronto del manuale del Commodore VIC 20 con il Commodore 128 per cercare di capire come mai il VIC 20 fu un grandissimo successo commerciale mentre il Commodore 128 no. Comunque, il link lo trovate ed eventualmente nella playlist fare retrocomputing.tk. Ok, e noi ci andiamo a esplorare questo libro. Ce ne sono due. Ok, vediamo un po'. Introduzione, calcolare con il Basic Commodore, introdurre un programma, ricavare i dati dal programma, introdurre informazioni nel programma, rappresentazione dei dati, il registratore a cassetta, salti condizionati ed incondizionati, l'istruzione if, le subroutine, le stringhe, operazioni sulle stringhe, rappresentazione e elaborazione dei dati, variabili con indice, schema con programma, colore, suono, appendice A, appendice B e poi via, andiamo subito. Cosa c'è qui? Programmazione, vengono già un bel libro, sembra già un bel libretto perché già si introduce l'utilizzo dei diagrammi di flusso. All'epoca praticamente si programmava così: prima si faceva il diagramma di flusso e poi il diagramma di flusso si convertiva in codice, in particolar modo in Basic oppure in Pascal oppure in Assembly, quello che c'era. Ok, quindi già fornire, incominciare all'inizio con a introdurre, diciamo, i piccoli lettori all'utilizzo del diagramma di flusso è indubbiamente una cosa, a mio avviso, molto buona. Eccolo qui, il VIC 20, per quanto non è che ci avesse poi, fosse poco più diverso da un giocattolino con 5K di RAM, non è che poi ci si facesse 4K, mi sembra, insomma, non è che poi ci si facesse poi così tanto, però qualche programmino basic ci si poteva fare. I videogiochi erano scadenti, ma comunque, diciamo, era poco più che un giocattolino, molto, diciamo, più evoluto il Commodore 64. Qui abbiamo introdurre un programma, qui viene spiegato, sono programmini estremamente di 4 righe nemmeno, 4-5 righe nemmeno, quindi non è che poi si possa pretendere di fare chissà cosa, però qui, diciamo, si dà l'introduzione ai cicli, al basic, per quanto c'è da dire che non fosse malvagio il manuale del VIC 20, anche se a mio avviso questo per introdurre la programmazione mi sembra fatto meglio, questo come libro dedicato alla programmazione. E mi ricordo che il manualetto del VIC 20 era poco più che un manualetto colorato con qualche fumetto per dare qualche soddisfazione all'utente per farci qualche cosa, ma non è che poi ci si potesse fare poi così molto. C'era poi un appendice su come utilizzare praticamente il registratore. Questo invece abbiamo una focalizzazione più attenta sull'utilizzo e lo strumento del Basic, per quanto la RAM fosse limitata, però perlomeno con i programmini in Basic ci si potevano fare. Ecco, se questo fosse stato introdotto, diciamo, già alle medie per l'introduzione del Basic, già questo il VIC 20 poteva bastare per fare piccoli programmini. Poi, oltre, per quanto il Commodore 64 era indubbiamente decisamente meglio del VIC 20. Comunque, questo non è male come libro praticamente dedicato al Basic del Commodore VIC 20, perché a mio avviso, ecco, un lettore dell'epoca, se ci si metteva a studiarlo dall'inizio fino alla fine, e poi alla fine apprendeva praticamente tutto il Basic per il VIC 20,
magari poi si accorgeva rapidamente dei limiti della macchina, però diciamo che in sostanza questo è già un, secondo me, un buon testo di riferimento, perlomeno chiaramente tutto tarato per l'epoca, però diciamo non era male. Ok, definizione dei dati, io qui ho chiacchierato a vuoto perché tanto ci sono due libri, il link per andare a scaricare questo testo lo potete trovare in descrizione. Nell'appendice c'era un listato completo in versione finale di un programma indirizzario, uno se lo leggeva, se lo scriveva e praticamente si ritrovava una serie di programmini che poi di programmini di utilità che salvava sul registratorino, perché sul VIC-20 non aveva assolutamente senso comprarci un disk drive che costava più del computer. Poi con 4K non ci si faceva niente con il VIC-20, però diciamo qualche cosina già ci si poteva fare, se non altro qualche programmillo in Basic, poco più che un giocattolino. Però diciamo che questo testo secondo me è un buon testo per imparare, o comunque per l'epoca se uno voleva imparare a programmare con il VIC-20. Si sarebbe accorto rapidamente leggendo questo testo che la macchina che aveva comprato era poco più che un giocattolino, con 4K ci si faceva poco, e avrebbe sicuramente, se avesse avuto i danari, comprato un Commodore 64 oppure un Commodore 128. Ok, passiamo al secondo libro. Alla scoperta del VIC-20, architetture e tecniche di programmazione, Bonelli, Gianai. Ecco, questo testo è di 313 pagine, praticamente quasi il doppio rispetto a quello precedente che era di solo circa 180 pagine. Il link per andare a scaricare l'altro precedente testo, quanto questo, la scoperta del VIC-20, architetture e tecniche di programmazione, lo trovate in descrizione di questo file PDF, questo del gruppo Jackson. Un marchio, un mito. Ok, andiamo a bomba a vedere il sommario. Capitolo 1, microprocessore 6502, gestione del video, chip 6522 e input output sul VIC. Poi abbiamo stampante VIC 1515, file su cassetta, file su disco. Capitolo 7, sistema operativo e interprete Basic, assembly e linguaggio macchina. E poi una serie di appendici: puntatore, registri di controllo, cartridge super expander, varie diciamo espansioni per quanto riguarda lo spazio della spazio cartuccia, set di caratteri, tavola di conversione esadecimale e decimale. Andiamo a vedere questo corposo testo di 313 pagine. Ok, andiamo a bomba, eccolo qua, si incomincia a picchio addirittura. La madonna, architettura del sistema del VIC-20, microprocessore 6502. Boia, qui si incomincia a pagina, praticamente uno si incomincia a dare con diagrammi di flusso CPU, funzionamento del microprocessore, del bus dati, bus indirizzi, accidenti. Poi abbiamo qui, troppo, è veramente, obiettivamente questo era un testo molto avanzato, molto molto più avanzato. Tra il manuale del VIC-20 e questo c'è praticamente già due testi, c'è l'altro testo più eventualmente un altro testo da eventualmente da scaricare, ma saltare subito a bomba, accidenti, questo è proprio un mega libro che incomincia e dà per scontato tutta una serie di cose che l'utente sapeva, a cominciare da tutta la conoscenza di cos'era un computer e di tutto il Basic. E poi a bomba si incomincia a salire, diciamo, a livello di macchina, di architettura con diagrammi a blocchi. Quindi questo era decisamente, non era un libro da comprare praticamente per un bimbetto, ma semmai diciamo per un adolescente che aveva già, che già padroneggiava il Basic e voleva approfondire la sua macchina. Per quanto c'è da dire che con 4K di RAM non è che ci fosse poi tanto da approfondire, perché praticamente i limiti erano quelli che erano e forse valeva più, non valeva nemmeno la pena stare a comprare un libro simile, perché forse si faceva prima a buttare il computer e per prendere uno con un po' più RAM. Comunque questo è indubbiamente l'equivalente dell'Apple 2e e Apple 2c Reference Manual, perché qui si parte a bomba in sostanza con una serie di nozioni da pagina 1 che sono veramente alte.
con registri, puntatori, schema blocchi del funzionamento del 6502, guarda là, queste tutte cose che indubbiamente ci si poteva arrivare. Prima di arrivarci bisognava essersi sorbito praticamente tutta e tutto il basic, sapere che c'era l'assembler e poi praticamente avere nozioni di ottale, esadecimale e di base 2, e poi si, fatto questo, si poteva andare a affrontare l'architettura, addirittura la pedinatura del microprocessore. Quindi prima di arrivare a questo libro c'era parecchio parecchio da studiare. Comunque diciamo che indubbiamente per gli amanti del Commodore VIC-20, se vogliono andare a scaricare questo testo, che è una specie di Apple II, Apple IIc Resource Kit, in cui praticamente si spiega la programmazione, qui siamo già agli indirizzamenti in codice macchina assoluto, pagina 0, relativo, in diretto, assoluto, indicizzato, e qui accidenti, qui praticamente si spiega tutte le tecniche di indirizzamento del 6502, quindi c'è poco da dire cos'erano gli interrupt, indubbiamente a partire già dal primo capitolo. Quindi gestione video, per la memoria della gestione video, questo è più un testo diciamo per sviluppatori italiani che per, ecco, che volevano andare a sviluppare programmini per il VIC-20, per quanto le capacità grafiche e sonore fossero quelle che fossero del VIC-20. Comunque questo testo è indubbiamente una bibbia da scaricare per ricordare che cosa poteva fare l'architettura del Commodore VIC-20, che non era brutto come computer, anzi era l'evoluzione, cioè ci avevano messi i pezzi, era il PET con sopra, ci avevano messi i pezzi del chip audio e chip video, ma purtroppo ci aveva troppa poca RAM. La sua evoluzione fu praticamente il Commodore 64 con un microprocessore compatibile ma un pochino diverso, più RAM e di chip audio e video un pochino più potenti. Ok, chip 6502 input output del VIC, qui si spiega il diagramma blocchi con già l'accesso diciamo alla memoria, e diciamo era già accidenti un bel testo da leggere se uno vuole andare a vedere cosa già faceva l'architettura del Commodore VIC-20. Eccolo qua, si incominciano a usare qui a pagina 72 si vede il VIC-20, quindi rendetevi conto voi cos'era questo testo. Pagina 72 si ha il disegno del VIC-20, perché in pagina 1 già si parte a bomba con l'architettura del microprocessore. I dati input di tastiera, un codice ASCII. Ok, qui abbiamo già il registratore a cassetta, che però passava da tutto in digitale, quindi rallentava la registrazione, tutte le pedinature. Questo indubbiamente per gli sviluppatori, gli ingegneri che volevano costruire hardware compatibile oppure diciamo programmi software. Qui il joystick, l'utilizzo del joystick, un software esempio di battaglia navale tra due VIC, voilà, stampante il VIC 1515. Stampante VIC-15 è una stampante grafica in grado di stampare tutti i caratteri del VIC, sia quelli del set grafico che quelli del set maiuscole e minuscole. Inoltre dà la possibilità di definire caratteri particolari costituiti per punti per produrre disegni e grafici. Oddio, la stampante sul VIC-20 serviva una mazza, perché praticamente con 4K non c'era memoria a sufficienza per farci fare anche un minimo programmino di word processor che fosse diciamo degnamente capace di essere utilizzabile con un minimo di produttività. File su cassetta, ecco l'utilizzo del file su cassetta. C'è una doppia conversione in digitale, purtroppo, quindi non era proprio velocissimo il registratore, il dataset, che però rimase uguale sia per VIC-20 che per Commodore 64. Comunque qui ci sono listati in basic e in esadecimale, esempio di file sequenziale. I file su disco, ecco, questo praticamente costava più il disk drive del computer, e poi no, questo non era poi molto né veloce né particolarmente affidabile, comunque soprattutto era lento, estremamente lento. Non aveva molto senso poi metterci
obiettivamente un disk drive con un computer di casa con 4K, no, non c'era, non ci si poteva fare niente, non serviva a niente. Queste comunque spiega, diciamo, cos'era il sistema operativo, l'utilizzo dei dischi, i settori. Ok, siamo a pagina 155, siamo più o meno a metà. Adesso ora io accelero. Se volete andare a scaricare questo testo per ricordare cosa poteva fare l'architettura del Commodore VIC-20, il link lo trovate in descrizione. È un PDF gratuito che proviene da Archives, ragione per cui ci ho fatto il podcast come mi aveva chiesto l'utente TheVic. Sistema operativo e interprete BASIC, eccole qua. Poi vediamo un po' cosa c'è. Mi aveva chiesto l'utente TheVic di praticamente fare un po' più, qualche podcast in più dedicato ai libri sul VIC-20, e praticamente io l'ho fatto. Assembly, linguaggio macchina, eccoci qua, e qui si incominciava. Si entrava in Assembly, vediamo un po' se qui lo dice, con una call, con qualche cosa probabilmente, suppongo. Qui già si danno le istruzioni del, istruzioni macchina del 6502 TaxTic. Qui già si spiega praticamente la programmazione. E Assembly, vediamo un po' le operazioni, cosa, che tipo di indirizzamento sostengono e come utilizzarlo. Un bel testo di sicuro, molto completo. Puntatori e registri di controllo, questo siamo già all'appendice A, già siamo a pagina 267, non c'è ancora poi molto da vedere. Cartridge Super Expander. Super Expander cartridge comprende 4K di ROM che si vanno a collocarsi tra l'indirizzo bla 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 e 32K di RAM che vanno a collocarsi all'indirizzo bla bla bla. Il cartridge va montato come sempre a calcolatore e può, spento, e può essere usato anche per, in presenza delle espansioni da 8 e 16K. Ah, si poteva espandere, si vede, beh, con 32 k, con, ecco, con 16k, ma 20k non è che poi ci si facesse molto. 3k di RAM non è poi, non sono poi così. Si poteva quindi espandere con un pochino di RAM, con fino a 16, con 3k, 8k o 16k, per arrivare a un massimo di 20k. Non è che poi fosse poi così molto, che non è che cambiassero poi molto da 4k a 20k, insomma non è che poi ci fosse poi così tanta differenza. Cartridge VIC start, vari VIC start, e poi vediamo cosa c'è, altri appendici. Cartridge VIC graph, si installa per installare le funzioni. Una cartuccia di aiuto per la programmazione, questo è per quanto riguarda la zona grafica. Questo è Cartridge WordCraft, che è un prodotto diviso da Audiogenic Soft, che contiene un programma di word processing. Ah, uno si metteva praticamente questa cartuccia, c'aveva un word processor, perlomeno forse era già su cartuccia, quindi già qualche cosina forse ci poteva fare. Chissà quanto costava però poi la cartuccia. Comunque, set di caratteri, tabella conversione esadecimale, vediamo un po' l'utilizzo del word processor. Non è che poi fosse return, prendeva i comandi da, prendeva comandi a, da linea di comando, ma insomma, comunque meglio di niente. Tabella conversione esadecimale e decimale, ok, abbiamo finito. Costava questo qui 22.000 lire nel lontanissimo 1982, alla scoperta del VIC-20, architettura e tecniche di programmazione. Un ottimo testo, veramente veramente buono. Io vi consiglio di andarlo a scaricare se vi interessa sapere che cosa poteva fare l'architettura del VIC-20. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima. We'll be right back.